Ok. Allora, dicevo che do inizio io alla conferenza stampa, ma poi il nocciolo della discussione la affidiamo al nostro portavoce che abbiamo selezionato, che è Giovanni. E come avete visto dall'evento Facebook e da quello che abbiamo diffuso finora, c'è un gruppo consistente di associazioni che hanno mosso, che hanno aderito, che si sono impegnate per questa iniziativa del 23, che risponde all'attività delle cosiddette sentinelle in piedi, segnalando appunto alcuni elementi, diciamo in qualche modo affiancandoci a loro, perché da un lato abbiamo persone che, come vedete, appoggiano le sentinelle in piedi, dal loro punto di vista è perfettamente logico. E dall'altro anche noi in effetti ci muoviamo per la stessa ragione, nel senso che siamo a favore della libertà di espressione, di parola, di essere quello che si è, insomma di tutte le libertà, che in teoria è lo stesso obiettivo che loro vantano. Io ho fatto solo questa brevissima introduzione, poi lascio la parola a Giovanni e poi ci presenteremo anche eventualmente individualmente. Grazie. Sì, quindi sabato alle 15.30 saremo in piazza San Giuseppe a Varese. Ognuno verrà vestito da cattivo famoso di un libro, di un film, così via. Ognuno dovrà mettere un cartello come questo: sono cattivo perché, e completarlo a proprio piacimento. Sarà una manifestazione allegra, dal taglio ironico, organizzato da un comitato che è stato appunto creato per l'occasione, che si chiama Varese C'è, ed è composto da Civarese, Dispari LGBT Varese, Insubri LGBT, i Sentinelli di Varese, i Lati Oscuri e l'Angolo di Antonio. Appunto sarà una manifestazione per ribadire il fatto che non ci sono cattivi sulla quale vegliare, ma solo persone che vogliono comunque essere tutelate con i propri diritti. Appunto partecipano tantissime associazioni e organizzazioni, segno comunque che è un tema sentito a Varese, nella nostra città, dove comunque vengono organizzati spesso dei convegni per la famiglia, ma alla fine si rivelano a stampo omofobo e finiscono col discriminare le famiglie omogenitoriali o gli omosessuali stessi. Appunto ci sono i Lati Oscuri che hanno contromanifestato insieme a noi in piazza a febbraio, e ci sarà anche Gian Pietro Belotti che a Bergamo ha manifestato contro le sentinelle in piedi, vestito da nazista dell'Illinois, leggendo il Mein Kampf. Durante la manifestazione distribuiremo appunto anche del materiale informativo, come la mappa che avete visto qui, Dilga Europe, che fotografa appunto la situazione dei diritti in tutta Europa, e l'Italia non è messa benissimo perché comunque insieme a Grecia, Cipro, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania è l'unico paese tra nei paesi dell'Unione Europea a non aver ancora legiferato sull'unione dei gay. E il Gallo appunto ci ha classificato 34esimo su 49 paesi europei per pari uguaglianza rispetto ai diritti dei eterosessuali. E il nostro paese è stato anche sanzionato appunto dalla Corte di Strasburgo per 120 milioni di euro per questo motivo. E invece a livello locale, oltre ai convegni, a Varese il registro delle unioni civili è stato bocciato a settembre del 2012. Quindi ci aspettiamo tanti partecipanti. Su Facebook siamo già quasi 300, speriamo di raggiungere questa cifra anche in concreto. Insomma, vedremo, sarà una festa comunque. C'è presente stamattina anche Eduardo Varese attraverso il professor Azzeni, che si è seduto in seconda fila perché è timido, e invece qua un po' defilato però il fresco della chiesa pastafariana di Varese, questo lo vogliamo presentare, ecco, con la tiara, perché ancora c'è la visa ufficiale. Noi abbiamo delle facce, loro hanno delle facce, abbiamo paura di mostrare.
ogni tanto ci accusano. No, esatto, perché ogni tanto ci accusano di metterci i caschi per non farci vedere, in realtà siamo assolutamente... Sì, sì, si sente anche questo, tra tutto quello che dico. Esatto, carnevale e quant'altro, invece no. Non era quello il messaggio, non è nasconderci il messaggio. Abbiamo valutato l'ipotesi anche di andare a portare qualche seggiolino alle sentinelle, ma ci sembrava anche una cosa un po' in modo di infastidire, perché rispettiamo la volontà di tutti, compresa quella di rimanere di chi. Esatto, però se sono stanchi noi qualche seggiolino abbiamo. Durante la manifestazione distribuiamo anche delle copie del DDL Cirinna e del DDL Scalfarotto contro l'omofobia, per spiegare realmente il contenuto di questi appunto decreti legislativi, che insomma vengono raccontati in modo un po' distorto dalle sentinelle in piedi, quindi noi spiegheremo cosa c'è realmente in questi decreti legislativi. Sì, direi che forse precisiamo la nostra manifestazione, avviene parallelamente, un po' più lunga, delle sentinelle in piedi, partiamo un po' prima e andiamo anche un po' a una settantina di metri, quindi non andiamo direttamente a insistere, anche se poi nessuno potrà vietare in via di principio che qualche cattivo poi senta un po', come dire, la trazione gravitazionale e si possa spostare in un'orbita diversa. Si sa, noi sosteniamo le sentinelle in piedi, e quindi nessuno ci vede rimetterci all'ingegno insieme a noi. Esatto, noi non pensiamo che questo l'infatidica, perché come ripeto, la manifestazione delle sentinelle in piedi è una manifestazione votata alla difesa della libertà di fronte al fatto che liberticida, disegno di legge Scalfarotto in particolare, potrebbe addirittura, secondo la loro visione, rendere punibili alcuni atti che noi chiamiamo omofobia, che per loro invece sono libera espressione di opinioni solo incidentalmente offensive verso qualcuno, insomma, per cui c'è sicuramente un aspetto di in qualche modo provocazione intellettuale, però non di altro tipo, per far cogliere un po' la contraddizione del movimento delle sentinelle in piedi, posto che possiamo chiamare un movimento, insomma, comunque la loro attività, perché c'è un richiamo a una libertà in qualche modo assoluta, miliana, se posso citare il nostro Arduino, appunto, qualcuno lo ricorderà, era un sostenitore della libertà a prescindere, ma che poi di fatto questa cosa da parte loro non è concretamente molto... insomma la libertà per noi, dicono loro, e di tutti gli altri in fondo poco in poco. Direi che questo è tutto. Sì, se avete domande. C'è, no. Sì. No, c'è stata, c'è stata un'occasione molto con questo movimento delle spie. Ho visto che l'ultima volta abbastanza. Avevano accolto anche la protesta, avevano anche ringraziato. Sì, ci hanno detto grazie per... Diciamo che loro è un po' più... Per la compostezza. Consolidato. Grazie per la compostezza. Al format, a livello nazionale. Hanno delle parole da dire, insomma, per non passare da... Noi comunque siamo bellissimi al dialogo. Durante la manifestazione ci saranno degli spazi di dialogo che abbiamo predisposto. Esatto. Tutto, il cattivo rispondente nella nostra piazza. Quindi, piazza San Giuseppe, chiunque, quindi la manifestazione è aperta a chiunque, anzi se dovessero venire le sentinelle a noi farebbe solo piacere, perché sarebbe un'occasione per il dialogo, perché loro cercano tutto tranne che quello, si vantano di aver affossato questo DDL Scalfarotto, mentre noi vorremmo che, seppur non perfetto, una legge a tutela delle persone non eterosessuali venisse fuori in questo paese, appunto perché la situazione, come si vede bene da quella cartina, tragica, è assolutamente devastante, quindi perché non fare qualcosa? Dialoghiamo, cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti, senza il solito compromesso al ribasso, e tiriamo fuori una legge in grado di tutelare queste persone. Direi che anche ora. Quindi è perché il dialogo soprattutto siamo noi, non loro. Noi speriamo soltanto che qualcuno ci venga a dire ok, parliamo. Speriamo che succeda. Ma se non parliamo tra di noi. Esatto. Visto che avete appunto citato prima il Consiglio Comunale, sì, nel 2012 hanno cercato di... Sì. È andato, se non sbaglio, da alcune associazioni forse,
la proposta che poi è stata portata dai gruppi di minoranza del registro delle unioni civili avarese, subito affossata. Adesso, diciamo, dalle Sentinelle in Piedi è nato questa, ricordo c'è stato il primo incontro presidio organizzato l'ultimo, adesso siete cresciuti, diciamo, al di là della manifestazione pensate di creare un movimento d'opinione che può portare a Varese anche cercare di riportare la proposta dei registri, delle unioni civili, qualcosa? Beh, sicuramente l'auspicio è quello di organizzare altri eventi in futuro. Sicuramente i tempi sono maturi anche per un registro di Varese, penso che potremmo anche spingere. Sì, se volete, siccome io c'ero ai tempi del 2012, che la proposta fu avanzata in prima battuta dalla Dormitore, che è una delle realtà che aderiscono oggi e che oggi non possono essere presenti, ma hanno una sede qua, quindi insomma lavoriamo sempre costantemente insieme. Anche Arcivarese aderì, anche molte altre realtà appoggiarono, non ricordo se lui formalmente, però comunque c'era nella conferenza stampa di presentazione. Devo dire che all'epoca la cosa fu liquidata abbastanza rapidamente dal Consiglio Comunale, con una logica proprio di spaccatura fra maggioranza e opposizione sulle solite linee di faglia. Io ho la speranza che oggi sia un po' cambiato il clima, ho la speranza soprattutto che momenti di opinione come questo possano riaprire la questione. Sicuramente non sappiamo ancora cosa succederà in futuro, però avere tante sigle che si muovono su questa iniziativa fa ben sperare. Probabilmente un'apertura, un ragionamento si può fare. Mi permetto, lo faccio perché sono anche vicepresidente dell'ARCI, quindi mi compete anche noi in quell'occasione, e lo abbiamo fatto poi. Voi sapete che nei circoli ARCI si entra con la tessera per ragioni fiscali, senza la tessera uno non può. Con l'eccezione del parente di primo grado, purché convivente, cioè io entro con mia moglie, con mio figlio, con mio padre, tutti siamo conviventi, questo coincide. Ovviamente su questo sì, la legge innesca una discriminazione, perché convivente more usorio, non sposato, non può godere di questo beneficio. Noi allora decidemmo con il Consiglio Provinciale di violare deliberatamente e sistematicamente la legge, cioè noi abbiamo deciso che da quel momento in avanti convivente, convivente more usorio non sposato nel nostro circolo gode dei diritti del coniuge. E abbiamo in qualche modo, siamo in attesa da allora che qualcuno ci faccia una multa, nel senso che speriamo di poter portare questa cosa per via giudiziaria, se serve, fino alla Corte Costituzionale. Ci divertiremo molto, anche perché siamo convintissimi di avere ragione su questo punto. Ma dall'anno scorso? Dal 2012, da quando fu fatta quella, noi lo presentammo proprio lo stesso giorno di quella mozione per sostenere, come forma di sostegno a favore di quel ragionamento, perché sono anche i modi con i quali si fa capire concretamente quali sono le conseguenze in fondo assurde che questo tipo di discriminazioni legislative producono. Perché poi va ricordato sempre che qui non si tratta sì dei diritti omosessuali, senza dubbio, o delle famiglie di fatto, senza dubbio, ma si tratta dei diritti di tutti, perché il principio per il quale la legge può mettersi e decidere che tu puoi fare una cosa e tu no, è un principio in sé non accettabile. La libertà o è per tutti o è privilegio, non ci sono altri punti, non c'è altre mediazioni. Tecnicamente la manifestazione parte, finisce, inizia. Tre e mezza, il nostro programma è definito. Sempre in piazza San Giuseppe. Sì, sì. Se diciamo che teoricamente lo spazio ce l'abbiamo dalle 14 alle 18, dalle 20, però la manifestazione si stessa sono dalle 15:30 alle 18. Qualcuno magari qualche escursione, qualche. Sì, la manifestazione è formata fuori porta in piazza Montegrappa, la faccia di pochissimi, però i cartelli si spostano in piazza Montegrappa, quindi però abbiamo già libera scelta. Se siamo in 200, non è che in 200 ci spostiamo in mezzo a Montegrappa, quello assolutamente è. Poi è tanto rispettare anche insomma le disposizioni di sicurezza. Ecco, io devo di rispettare la libertà di manifestazione anche. E sappiate, è l'unico in Italia come contro manifestazione organizzata a questi livelli.
ci sono altre cose in altre città, appunto, sì, manifestazioni sì, 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 diciamo che comunque questo taglio non lo so, esatto. Allora, in molte città la chiesa pastafariana italiana organizza contro le sentinelle in piedi le tagliatelle in piedi, perché loro sono per il matrimonio tra un uomo e una donna, noi siamo per le tagliatelle fatte con una farina e un uovo, però poi il sugo ognuno le condisce come vuole, per cui diamo ampia libertà in questo senso. Ed è un altro modo anche questo goliardico. Anche questo sabato teoricamente ci dovrebbero essere. E anche questo sabato sì, teoricamente sì. Verrà una delegazione da Milano e da Bergamo. Speriamo che siano abbastanza numerose, il Frescolo di Milano, la Frescola di Bergamo, e organizzeremo anche qui a Varese questo evento. Per cui che comunque sta prendendo piede un po' in tutta Italia, che è partito dal gruppo pastafariano di Milano e sta andando anche un po' da solo, perché in alcune città dove la nostra organizzazione religiosa non è presente, comunque vengono organizzati questi eventi. È anche opportuno sottolineare che molte di queste sentinelle in piedi sono cattoliche, quindi è giusto che la vera Chiesa sia presente, a sottolineare il nome l'unica vera Chiesa, l'unica vera Chiesa. Però siamo aperti a tutto, in fondo il prodigioso spaghetto volante, quello di veneriano, di solito è completamente ubriaco, oppure si disinteressa completamente dei rapporti affettivi e sessuali, dei sapiens, per cui non siamo aperti alla tolleranza di ogni tipo di relazione. Suo nome? Nome ufficiale? Sì. Capitan Bruchit. Mi ha detto piuttosto in tema per il fresco. Al secolo Mauro Quercia. Al secolo? Mauro Quercia. Mauro Quercia. Con la Q. Come la Quercia. E il nome prima che fosse fresco, giusto? Fresco. Fresco. Sono un minestro di culto. Vabbè, sono te. Minestro. Denis Peroni. Peroni come la birra. Denis come Denis. Chiara De Nicola. De Nicola come il corso digitale. Arianna Oliva. Non nessuno. Oliva come le olive. Questo dice che non nasconde una palla che mi racconta. Liberate. Cosa? Sì. Arianna. Quindi se poi volete vi possiamo mandare il comunicato, o anche tutte quelle cose, cioè lo diamo adesso e glielo mandiamo via mail. Sì. Io vi è arrivato direttamente la mia convocazione o mi lasciate un indirizzo? Come volete. Ok, d'accordo. Quali giornali scritti? Io tra Rete News, io Provincia e Varese Polis. Va bene. Perché sono partito da aperto. Esatto, sono partito perché a febbraio sono messo in prima pagina, ma le non avranno avuto magari.